del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Un benvenuto a tutti voi, autorità civile e militare, alle scolaresche, ai fedeli. Siamo qui riuniti in questa chiesa per celebrare l'Eucaristia, in suffragio di tutti i nostri fratelli e sorelle defunti, caduti nelle guerre, e penso anche in tante altre occasioni. Una celebrazione di ringraziamento e di lode al Signore perché si possa accogliere fra le sue braccia tutti i nostri cari defunti. Iniziamo allora questa Eucaristia e chiediamo perdono al Signore dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Scelte, prepari una dimora eterna per la tua gloria, continua a effondere sulla Chiesa la grazia che le hai donato, perché il popolo dei credenti progredisca sempre nell'edificazione della Gerusalemme del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni, un uomo il cui aspetto era come di bronzo, mi condusse all'ingresso del Tempio, e vidi che sotto la soglia del Tempio usciva acqua verso Oriente, poiché la facciata del Tempio era verso Oriente. Quell'acqua scendeva sotto il lato destro del Tempio, dalla parte meridionale dell'altare. Mi condusse fuori dalla porta settentrionale e mi fece girare all'esterno, fino alla porta esterna, rivolta a Oriente. E vidi che l'acqua scaturiva dal lato destro. Mi disse, queste acque scorrono verso la regione orientale, scendono dall'Araba ed entrano nel mare.
sfociate nel mare, ne risanano le acque. Ogni essere vivente che si muove dovunque arriva il torrente, vivrà. Il pesce vi sarà abbondatissimo, perché dove giungono quelle acque risanano, e laddove giungerà il torrente tutto rivivrà. Lungo il torrente, su una riva e sull'altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno. I loro frutti non cesseranno e ogni mese matureranno, poiché le loro acque sgorgano dal santuario. I loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme. Un fiume rallegra la città di Dio. Un fiume rallegra la città di Dio. Dio è per noi rifugio e fortezza, aiuto infallibile. Si è mostrato nelle angosce, perciò non temiamo se trema la lettera, se vacilli nei monti nel fondo del mare. Un fiume rallegra la città di Dio. Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio, la più santa delle dimore dell'Altissimo. Dio è in mezzo ad essa, non potrà vacillare. Dio la soccorre allo spuntare dell'alba. Un fiume rallegra la città di Dio. Il Signore degli eserciti è con noi. Nostro baluardo è il Dio di Giacobbe. Venite, vedete le opere del Signore. Egli ha fatto cose tremende sulla terra. Un fiume rallegra la città di Dio. Sono scelto e ho consacrato questa casa perché il mio nome vi resti sempre. Avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti cambia monete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del Tempio, con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi e ai venditori di colombe disse: portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Parola del Signore. Gloria a te.
Nel messaggio che il Presidente della Repubblica ha inviato lo scorso 4 novembre in occasione della giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate sottolinea due aspetti che, messi a confronto con la parola di Dio che abbiamo ascoltato, ci aiutano a riflettere e meditare. Cito i due passi. Il primo: il 4 novembre celebra l'Unità Nazionale, le cui imprese hanno contribuito a fare l'Italia una nazione indipendente, libera, ispirata a valori democratici e di pace. E secondo, il più riconoscente e commosso pensiero va a coloro sacrificando le loro vite per l'Italia. Il nostro Paese, nazione indipendente, ispirato ai valori democratici e di pace. Si riesce a costruire un edificio grazie a un architetto, cui fa il progetto, poi le fondamenta e poi i costruttori. Mi piace immaginare l'Italia come questo grande edificio dove tutti, in un modo o nell'altro, hanno contribuito a costruire una nazione libera e indipendente. Grazie ai progettisti del passato che oggi possiamo godere di questi benefici, e mi auguro che sia nel presente che nel futuro tanti altri popoli ne possono beneficare. I valori democratici e di pace, purtroppo, tante volte sono presi di mira per essere criticati, messi in crisi, in dubbio e perfino tante volte ostacolate. La parola democrazia ha cambiato un'epoca, un modo di pensare, un modo di essere ed operare, e anche se tante volte è criticata e ostacolata, non dimentichiamo che la democrazia è un bene universale da conservare, incrementare e difendere. Essa è un bene universale, inscindibile dalla dignità della persona. E come diritti umani, la democrazia è una conquista. La sua diffusione nel mondo deve avvenire per contagio virtuoso, i cui effetti saranno tanto più celeri e duraturi quanto più i paesi di antica esperienza democratica daranno prove di coerenza. È importante, per il bene di un paese e anche di una singola città, far sviluppare il dialogo interculturale. Occorre scambiare idee ed esperienze, educare al rispetto dei diritti umani. Uno dei valori attualmente in crisi e in difficoltà è il valore della pace. Essa è un dono inestimabile, senza questo dono siamo perduti. Serve all'uomo per mantenere un equilibrio di amore, armonia, libertà, amicizia e soprattutto di felicità. Sia il valore della democrazia, sia il valore della pace, non dimentichiamoli mai, sono stati costruiti con il sacrificio di tanti uomini e donne. La morte parte dalla vita. E la logica della fede in Gesù: ciò che si uccide risorge. L'abbiamo ascoltato poco fa nel Vangelo: distruggete questo tempio e io in 3 giorni lo farò risorgere. Gesù muore e dopo 3 giorni risorge. È grazie alla risurrezione che noi attiriamo tanti benefici. Tanti uomini e donne, soldati, uomini politici, che hanno creduto a dei valori e degli ideali, hanno dato la vita per essi. Sono stati uccisi perché credevano fermamente in questi ideali e valori. Bella l'espressione del giovane giudice Rosario Livatino, ucciso: quando moriremo nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo credenti, ma credibili. È grazie a uomini come questi che se oggi possiamo vivere un paese con valori democratici e con sani principi di pace. E a proposito della pace, tanti hanno scritto
e tanti, anche al giorno d'oggi, fanno di tutto il possibile perché questo valore della pace possa essere presente in tutti i posti della terra. Diceva Peppino Impastato, la pace non è oggetto di libera scelta intellettuale, né vocazione artistica, è una necessità materiale e psicologica. E Papa Francesco, che ultimamente fa tanto e tutto perché questo dono sia portato in tanti paesi, usa questa espressione molto bella. Per fare la pace ci vuole coraggio molto più che per fare la guerra. Coraggio per dire sì all'incontro e no allo scontro, sì al dialogo e non alla violenza, sì al negoziato e non all'ostilità. Ogni uomo è responsabile della sua pace e della pace intorno a sé, che diventa contagiosa come i molti cerchi dei piccoli sassi gettati nello stagno che si toccano. Spesso è meglio essere felici che voler imporre le nostre ragioni. La nostra pace è sempre protetta se la cerchiamo nel posto giusto, e in tale armonia le nostre paure si sciolgono e viviamo una vita migliore. E Paolo VI, nel messaggio della giornata della pace, usa questa espressione molto bella e significativa. La pace per noi cristiani non è soltanto un equilibrio esteriore, un ordine giuridico, un complesso di rapporti pubblici disciplinati. Per noi la pace è innanzitutto il risultato dell'attuazione del disegno di sapienza d'amore con cui Dio ha voluto instaurare relazioni con l'umanità. La pace è il primo effetto di questo rapporto divino, è un dono di Dio che diventa stile della vita cristiana, è una fase messianica che riflette la sua luce e la sua speranza anche sulla città temporale e che conforta con le sue più alte ragioni quella su cui si essa fonda la propria pace. Chiediamo al buon Dio il dono della pace per il mondo intero, per il nostro paese, per le nostre famiglie, per ognuno di noi, e ognuno di noi nel suo piccolo sia costruttore di pace, come San Francesco ha detto in tempi passati. Sia lodato Gesù Cristo. Ci mettiamo in piedi e continuiamo la nostra celebrazione eucaristica con la preghiera dei fedeli. Invito chi deve leggere la preghiera a avvicinarsi all'altare. Fratelli e sorelle carissimi, riuniti nella fede per celebrare i benefici del Signore, rivolgiamo a Lui la nostra preghiera, perché ci ispiri propositi e voti degni della Sua santità. Preghiamo insieme, diciamo: Dio dei vivi e dei morti, ascoltaci. Dio dei vivi e dei morti, ascoltaci. Preghiamo per la Santa Chiesa di Dio, chiamata a ricordare agli uomini che la morte non è l'ultima cosa, ma solo la penultima, perché annunci sempre a tutti che Cristo ci ha redenti con il sangue e il Padre ci chiama alla risurrezione e alla vita eterna. Preghiamo. Dio dei vivi e dei morti, ascoltaci. Preghiamo per chi riveste un ruolo di responsabilità nella società politica, civile, economica e finanziaria, per chi sia animato dal suo operare, da spirito di servizio a favore del vero bene di tutti, particolarmente dei poveri e degli ultimi. Preghiamo. Dio dei vivi e dei morti, ascoltaci. Sostieni e conforta i medici e gli operatori sanitari che si trovano in prima linea, perché non si scoraggino e sentino accanto a sé la solidarietà di ogni cittadino e il sostegno fattivo delle istituzioni pubbliche. Preghiamo. Dio dei vivi e dei morti, ascoltaci.
preghiamo per coloro che sono in lutto, per la perdita di qualche persona cara. Sappiamo come un soffio è la nostra esistenza, perché nella prova essi sentono l'aiuto e il conforto del Signore e la certezza che i loro cari sono ancora al loro fianco e li proteggono. Preghiamo. Dio dei vivi e dei morti, ascoltaci. Un'intenzione particolare la dedichiamo per Vincenzo Piazza, un fedele, una persona sempre presente in questa occasione, in questa celebrazione per la festa dell'unità che ci ha lasciato. Perché il Signore lo accolga fra le sue braccia e la gloria eterna, preghiamo. Dio dei vivi e dei morti, ascoltaci. Accogli, Signore, i desideri della Tua Chiesa. La Tua misericordia conceda a noi, Tuoi fedeli, ciò che la povertà dei nostri meriti non osa sperare. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani quel sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per la nostra e tutta la sua santa Chiesa. Ci mettiamo all'impiedi. Accogli, oh Signore, i doni che ti presentiamo e concedi al popolo che qui ti supplica la grazia redentrice dei tuoi sacramenti e la gioia di vedere esaudita la sua preghiera. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro vero fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi Salvatore Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unito agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria. Thank you.
Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, la potenza, lo Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito e doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, rendimento di grazie quel sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosce l'offerta alla tua Chiesa, la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio e Madre nostra, San Giuseppe suo sposo, i gloriosi martiri, San Biagio e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, quel sacrificio è la nostra riconciliazione. Doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma la fede, l'amore e la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo è il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Luigi, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocata alla tua presenza e ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio dona al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Innalziamo a Dio nostro Padre la preghiera che il Figlio Gesù ci ha insegnato e diciamo tutti insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia avremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto agli Apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa,
e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno, ci fa la tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Per quanto riguarda la comunione, faremo in questo modo: il diacono si metterà davanti alla porta della sagrestia nella navata laterale, e quindi chi deve ricevere la comunione si avvicina a lui, e io mi metterò qui davanti all'altare, poi farò le navate laterali. Comunione si avvicina. Thank you.
preghiera per i caduti. Signore Gesù, ti preghiamo per i nostri militari caduti nell'adempimento del loro dovere, nei cieli, in terra, sui mari, per il loro supremo sacrificio, per la fede, la speranza e l'amore, che li animarono nel servire la patria. Dona a loro la vita eterna, a noi il conforto, all'Italia, al mondo, la prosperità e la pace. Fa, o Signore della vita, che il nostro popolo accolga il loro esempio e sia sempre degno del loro sacrificio, nella fedeltà delle nobili tradizioni, nell'amore ai valori umani e cristiani della nostra storia. Amen. Preghiera del marinaio. A te, o grande re di Dio, Signore del cielo e dell'abisso, cui obbediscono i venti e le onde, noi, uomini di mare e di guerra, ufficiali e marinai d'Italia, da questa sacra nave armata dalla patria, leviamo i cuori. Salva ed esalta, nella tua fede, o gran Dio, la nostra nazione. Dà giusta gloria e potenza alla nostra bandiera. Comanda che le tempeste e i flutti servano a lei. Pone sul nemico il terrore di lei. Fa che per sempre la cingono in difesa petti di ferro più forti del ferro che cinge questa nave. A lei per sempre dona vittoria. Benedici, o Signore, le nostre case lontane, le care genti. Benedici la cadente notte e riposo del popolo. Benedici noi che per esso vegliamo in armi sul mare. Benedici. Preghiera del carabiniere. Dolcissima e gloriosissima Madre di Dio e nostra, noi, carabinieri d'Italia, a te eleviamo reverente il pensiero, fiduciosa la preghiera e fervido il cuore. Tu, che le nostre legioni invocano comportatrice e protettrice col titolo di Virgo Fidelis, tu accogli ogni nostro proposito di bene e fanne vigore e luce per la patria nostra. Tu accompagna la nostra vigilanza, tu consiglia il nostro dire, tu anima la nostra azione, tu sostende il nostro sacrificio, tu infiamma la devozione nostra. E da un capo all'altro d'Italia suscita in ognuno di noi l'entusiasmo di testimoniare con la fedeltà sino alla morte l'amore a Dio e ai fratelli italiani. E così sia. Preghiera del finanziere. Signore Dio, che hai voluto distinte in molti popoli l'umana famiglia, da te creata e redenta, guarda benigno a noi che serviamo in armi l'Italia. Aiutaci, o Signore, affinché forte della tua fede affrontiamo fatiche e pericoli, in generosa fraternità di intenti, offrendo alla patria la nostra pronta obbedienza e il nostro sereno sacrificio. Fa che sentiamo ogni giorno nella voce del dovere che ci guida l'eco della tua voce. Fa che le fiamme gialle d'Italia siano d'esempio a tutti i cittadini nella fedeltà ai tuoi comandamenti e alla tua Chiesa, nella osservanza delle patrie leggi, nella consapevole disciplina verso le autorità costituite.
e concedi a noi e alle nostre famiglie la tua benedizione, la protezione di Maria Santissima e del nostro patrone San Matteo. Amen. Preghiera dell'Alpino. Sulle nude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balza delle Alpi, ove la provvidenza ci ha posto a baluardo fedele delle nostre contrade, noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, eleviamo l'anima a te, o Signore, che proteggi le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli ed i fratelli lontani, e ci aiuti ad essere degni delle glorie dei nostri avi. Dio onnipotente, che governi tutti gli elementi, salva noi, armati come siamo di fede e di amore. Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta, dall'impeto della valanga. Fa che il nostro piede posi sicuro sulle creste vertiginose, sulle diritte pareti, oltre i crepacci insidiosi. Rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra patria, la nostra bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana. E tu, Madre di Dio, candida più della neve, tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza e ogni sacrificio di tutti gli alpini caduti, tu che conosci e raccogli ogni anelito e ogni speranza di tutti gli alpini vivi ed in armi, tu benedici e sorridi ai nostri battaglioni, ai nostri gruppi. Così sia. Preghiera del Padre Catechista. Eterno e immenso Dio, che creaste gli infiniti spazi e ne misurasti le misteriose profondità, guarda benigni a noi, paracadutisti d'Italia, che, nell'adempimento del dovere, balzando dai nostri apparecchi, ci lanciammo nella vastità dei cieli. Manda l'Arcangelo San Michele, al nostro custode, guida e proteggi l'ardimentoso volo, come nebbia al sole, davanti a noi siano dissipati i nostri nemici. Candida come la seta del paracadute, sia sempre la nostra fede e indomito il coraggio. La nostra gioia e vita è Tua, o Signore. Se è scritta che cadiamo, sia. Ma da ogni goccia del nostro sangue sorgano gagliardi figli e fratelli in numeri. Orgogliosi del nostro passato, sempre degni del nostro immancabile avvenire. Benedici, o Signore, la nostra patria, le famiglie, i nostri cari. Per loro, nell'alba e nel tramonto, sempre la nostra vita. E per noi, o Signore, il tuo glorificante sorriso. Così sia. Preghiamo. O Dio, che hai fatto della tua Chiesa il segno visibile della Gerusalemme celeste, per la partecipazione a questo sacramento trasformaci in tempio vivo della tua grazia, perché possiamo entrare nella dimora della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. E prima di concludere questa celebrazione eucaristica, rinnovo il mio ringraziamento per la vostra presenza. Ho dimenticato poco fa di ringraziare Padre Giovanni La Rosa, che è il cappellano dei Bersaglieri, qui presente con noi per la celebrazione dell'Eucaristia, quindi grazie per la sua presenza. E ringrazio tutti voi, a partire dal signor Sindaco, dell'amministrazione comunale, dalle autorità militari qui presenti, dalle varie associazioni, dal coro che ha animato la celebrazione e anche dai ragazzi qui presenti con i loro docenti. Grazie per questo momento di preghiera vissuto qui in questa Chiesa Madre. Ora ci prepariamo al corteo e poi concludiamo lì in Piazza Spedalieri con la benedizione del Sacrario. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Dio di ogni consolazione, che nella sua bontà ineffabile ha creato l'uomo e nella sua risurrezione del suo Figlio unigenito ha concesso ai credenti la speranza di risorgere,
e fonda su di voi la sua benedizione. Amen. Doni a tutti noi che crediamo in Cristo risorto dai morti di vivere con Lui nella felicità senza fine. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Thank you.
Ha ora inizio la cerimonia di celebrazione del 4 novembre, giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. A nome dell'amministrazione comunale della città di Bronte, porgo il benvenuto alle autorità religiose, civili e militari convenute, ai graditi ospiti e alla cittadinanza tutta che con la loro presenza hanno voluto onorare questa importante ricorrenza. Il 4 novembre del 1918, con l'entrata in vigore dell'armistizio di Villa Giusti, che segnò la fine della Prima Guerra Mondiale, l'Italia rientrò nei territori di Trento e Trieste, compiendo quel processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale. Con Regio Decreto numero 13.1354 del 23 ottobre del 1922, il 4 novembre fu dichiarato festa nazionale. Il significato del ricordo della Grande Guerra non è quindi quello della celebrazione di una vittoria o di una sopraffazione del nemico, ma quello di aver difeso la libertà, raggiungendo una unità tanto difficile quanto fortemente voluta. Assume il comando dei reparti il capitano di corvetta Antonio Domenico Gatto. Assume il comando dello schieramento di rappresentanza il comandante della stazione Carabinieri di Bronte, maresciallo Marco Pupo. Fanno ora ingresso le associazioni combattentistiche e d'arma. Fa ingresso l'Istituto Nastro Azzurro, l'Associazione Nazionali Volontari di Guerra, l'Associazione Nazionale del Fante, l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, l'Associazione Arma Aeronautica, l'Associazione Nazionale Carabinieri, l'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia, l'Associazione Nazionale Alpini d'Italia, l'Associazione Nazionale Paracadutisti, l'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, l'Associazione Nazionale Polizia di Stato. Alla cerimonia sono presenti le seguenti autorità. Il senatore Giuseppe Firarello, sindaco di questa città. La giunta municipale. Il presidente del consiglio comunale, dottor Aldo Catania. Il consiglio comunale. Siamo lieti di indicare fra le autorità presenti nella nostra concittadina Enza Meli, segretario generale della UIL di Catania. Tra i rappresentanti delle autorità militari e delle forze dell'ordine sono con noi oggi
anche le campane hanno voluto partecipare alla nostra festa. Tra i rappresentanti delle autorità militari e delle forze dell'ordine sono con noi oggi il capitano di fregata Massimo Lombardi, in rappresentanza della stazione navale di Augusta, il vicequestore dottor Vincenzo San Giorgio della questura di Catania, in rappresentanza del questore di Catania dottor Giuseppe Bellassai, il capitano di corvetta della Marina Militare, nostro concittadino Antonio Domenico Ghiatto, in rappresentanza della quarta divisione navale di Augusta, il tenente di Vacello, anche lui concittadino, Nunzio Moschetto, comandante della nave Orione della Marina Militare, il capitano Luca D'Ambrosio, comandante della compagnia Carabinieri di Randazzo, in rappresentanza del comandante provinciale dei Carabinieri colonnello Salvatore Altavilla, il capitano Attilio Brincat, in rappresentanza del corpo militare della Croce Rossa Italiana, il capitano Domenico Fiorito, comandante della Polizia Municipale di Bronte, il sostituto commissario Gabriele Ferraro, comandante del distaccamento della Polizia Stradale di Randazzo, il luogotenente cariche speciali Giuseppe D'Urso, in rappresentanza della locale compagnia della Guardia di Finanza di Paternò, il maresciallo Marco Di Dio, in rappresentanza del reparto attività territoriali di Catania dell'Esercito Italiano, il maresciallo Livio Liborio Lopresti, in rappresentanza del distaccamento 62esimo Reggimento Fanteria Sicilia, l'ispettore superiore forestale Francesco Rizzo, comandante del distaccamento forestale di Bronte e Maniace. È presente inoltre il capo distaccamento volontario dei Vigili Fuoco di Maletto, dottor Giuseppe Parrinello. Bronte è fiera di ospitare le associazioni d'armi e combattentistiche che, rinnovando anche quest'anno la loro presenza, danno un nuovo lustro a questo momento così sentito per la città. Con noi padre Alfio D'Aquino, parroco della Chiesa Madre dedicata alla Santissima Trinità, e padre Giovanni La Rosa, cappellano dei Bersaglieri di Catania. Salutiamo inoltre le numerose autorità civili, le organizzazioni sindacali di categoria, le associazioni di Bronte, i circoli, numerosi cittadini che ringraziamo per la partecipata presenza, e gli istituti scolastici di Bronte, cuore pulsante della memoria di questa celebrazione. Fa ingresso sul luogo della cerimonia, scortato da due agenti della Polizia Municipale di Bronte, il gonfalone della città di Bronte. Fa ora ingresso sul luogo della cerimonia la corona di alloro portata da due militari della stazione Carabinieri di Bronte in alta uniforme. Thank you.
il sindaco della città di Bronte, senatore Giuseppe Firarello, accompagnato dal vicequestore dottor Vincenzo San Giorgio della Questura di Catania, dal capitano di corvetta della Marina Militare Antonio Domenico Gatto e dal comandante della compagnia carabinieri di Randazzo, capitano Luca D'Ambroso, rendono gli onori ai caduti. Assume il comando dei reparti il tenente di vascello Nunzio Moschetto. Squilli di tomba. Aspetta, sindaco, aspetta. Riprende il comando dello schieramento il capitano di corvetta Antonio Domenico Gatto. Viene adesso deposto un cuscino tricolore da parte di due studenti dell'Istituto Superiore Venerabile Ignazio Capizzi di Bronte. Appoggiate.
Si procede adesso alla benedizione del monumento dei caduti. Nella visita del cimitero e anche in questo luogo, luogo di riposo dei nostri defunti, rinnoviamo la fede nel Cristo morto e risorto per la nostra salvezza. E con questa certezza leviamo al Padre la nostra preghiera di suffragio e di benedizione. Diciamo tutti insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Preghiamo. Sii benedetto, Padre, che la tua grande misericordia ci hai rigenerati mediante la risurrezione dei morti del tuo Figlio Gesù, a una speranza viva per un'eredità che non si corrompe e non marcisce. Ascolta la preghiera che rivolgiamo a te per tutti i nostri cari che hanno lasciato questo mondo. Apri le braccia della tua misericordia e ricevili nell'assemblea gloriosa della Santa Gerusalemme. Conforta quanti sono il dolore del distacco, con la certezza che i morti vivono in te, e anche i corpi affidati alla terra saranno un giorno partecipi della vittoria pasquale del tuo Figlio. Tu che sul cammino alla Chiesa hai posto quale segno luminoso la Vergine Maria, per sua intercessione sostieni la nostra fede, perché nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada che porta a te, che sei la gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo la loro Signore. Si procede adesso con la cerimonia dell'alzabandiera. Quattro studenti degli istituti comprensivi Mazzini Castiglione e Castiglione Spadiglieri di Bronte consegnano il tricolore ai militari. Contemporaneamente all'esecuzione dell'inno, gli studenti dell'Istituto Superiore Benedetto Radice di Bronte, affiancati da due operatori del distaccamento del Vigile del Fuoco di Maletto, orneranno la terrazza del Teatro Comunale con un imponente tricolore. Thank you.
Il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità nazionale, presiede il Consiglio Superiore della Magistratura ed è al comando delle Forze Armate. Per questo motivo, la lettura del messaggio della massima carica dello Stato viene affidata a due studenti, un frequentatore dell'Istituto Superiore Venerabile Ignazio Capizzi ed uno dell'Istituto Superiore Benedetto Radice di Bronte, che nel corso dell'anno si sono particolarmente distinti per la condotta nello sport e negli studi. Viene ora data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il 4 novembre celebra l'unità nazionale e onora le Forze Armate, le cui imprese hanno contribuito a fare dell'Italia una nazione indipendente, libera, ispirata a valori democratici e di pace. Una data che evoca avvenimenti lontani, guerre e combattimenti sanguinosi che portarono devastazioni e ferite nella società del tempo. Oggi la Repubblica guarda con rispetto e devozione al percorso che, dal Risorgimento alla Prima Guerra Mondiale, alla Liberazione, alla scelta della solidarietà europea atlantica, ha saputo costruire un paese coeso, unito, portatore di valori di pace nella comunità internazionale. L'esercito italiano, la marina militare, l'aeronautica militare, l'arma dei carabinieri e la guardia di finanza sono oggi poste a difesa della libertà della società italiana, delle istituzioni volute dal popolo sovrano, a tutela dei diritti di ciascun cittadino, operando sul territorio nazionale in concorso con le forze di polizia. Un compito gravoso in un contesto internazionale denso di tensioni che si sono acuite dopo l'aggressione della Federazione Russa all'indipendenza dell'Ucraina. Le nostre forze armate continuano a operare in terre lontane in numerose missioni, sottolineando con il loro impegno la vocazione del nostro Paese a coltivare e preservare il rispetto del diritto internazionale. Un particolare pensiero va ai nostri militari schierati in Medio Oriente, dove, per mandato delle Nazioni Unite, e nell'ambito di missioni bilaterali, continuano ad assicurare il proprio contributo per il mantenimento della pace, alleviando le sofferenze della popolazione inerme in una situazione umanitaria drammatica, promuovendo il rispetto del diritto internazionale umanitario. In questa giornata, il più riconoscente e commosso pensiero va a coloro che sono caduti, sacrificando le loro vite per l'Italia. La loro memoria suona esortazione alla coscienza civile del Paese, specie alle giovani generazioni, affinché sappiano percorrere la strada dell'impegno per la difesa dei valori della Costituzione. Soldati, marinai, avieri, carabinieri, finanzieri, personale civile della difesa, il vostro servizio alla Repubblica, alla quale avete giurato fedeltà, merita il plauso e la riconoscenza dei nostri concittadini. Viva le Forze Armate, viva l'Italia! Invito adesso l'avvocato Antonino Amato, Presidente della Federazione Provinciale dell'Istituto Nastro Azzurro, a partecipare attivamente al ricordo dei caduti. La Federazione dell'Istituto Nastro Azzurro mantiene in vita il ricordo di tutti quegli eroi che, senza distinzione di religione, classe ed ideologia politica, hanno portato nel mondo l'eroismo del soldato italiano, patria comune di vincitori e vinti. Gentili autorità civili, militari e religiose, cari ragazzi, oggi festeggiamo il 4 novembre. Perché lo festeggiamo? Perché il 4 novembre del 1918 entrò in vigore l'armistizio tra l'Italia e l'Impero Austro-Ungarico.
In questo modo si completava il processo di unificazione nazionale, iniziato in epoca risorgimentale, e si portava a termine la Prima Guerra Mondiale con la nostra vittoria sul campo di battaglia. L'istituto del Nastro Azzurro, fra combattenti decorati al valor militare, ricordando con fierezza quei giorni, si stringe con orgoglio ai nostri militari, di ogni ordine e grado, che di quella tradizione, di quei valori, sono gli eredi. In particolar modo oggi, che nuove sfide e minacce mettono in pericolo la pace realizzata, il nostro pensiero va a tutti i nostri militari impegnati nelle operazioni di pace promosse dall'ONU, fuori dai nostri confini nazionali. A loro diciamo che non sono soli, non resteranno soli, al loro fianco è schierata l'intera comunità nazionale. Ci rivolgiamo inoltre a tutti i nostri giovani connazionali, invitandoli ad avvicinarsi, ad approfondire la nostra storia nazionale e a far propri i valori di attaccamento al dovere, di dedizione al bene comune e alla libertà propria della nostra Costituzione repubblicana. Fieri di appartenere a questa storia, a questa comunità, a questi ideali, sempre al fianco delle nostre forze armate. Gridiamo con una sola voce: viva le forze armate, viva la città di Bronte, viva la Repubblica! Intervengono adesso i rappresentanti degli istituti comprensivi Mazzini Castiglione e Castiglione Spedalieri di Bronte. In fila come ieri, prima voi. Ti chiami? Francesco Grassio. Ti chiami? Emily Catalano Puma. La commemorazione del 4 novembre rappresenta l'occasione per fermarci a riflettere sul senso della guerra, sempre ingiusta, sempre dolorosa, sempre sbagliata. È una riflessione che deve rafforzare in noi di coltivare la pace, l'unico vero ideale per noi ragazzi, che abbiamo la fortuna di non aver mai visto la guerra con i nostri occhi. Quando pensiamo ai caduti di tutte le guerre, dobbiamo capire che sono morti solo per lasciarci in eredità la pace. Ricordiamoci che la pace è un tesoro prezioso da difendere, ma per difendere la pace non dobbiamo pensare alle grandi potenze mondiali, ai politici che prendono decisioni importanti, agli eserciti che impugnano le armi. Dobbiamo cominciare dalla nostra piccola realtà, dalle situazioni in cui viviamo: la scuola, la famiglia, la squadra di pallone, il gruppo degli amici. Abbiamo il dovere di combattere tutti i giorni, agendo sempre nel rispetto delle leggi e per il perseguimento del bene comune. Se siamo stati capaci di ripartire da due conflitti mondiali che avevano devastato il paese in termini di vittime e di distruzioni, possiamo riuscirci anche oggi. Per fare questo non c'è bisogno di eroi né di salvatori della patria, servono cittadini onesti, attenti al prossimo, che si prendano le proprie responsabilità nel rispetto delle leggi e delle libertà altrui. La festa del 4 novembre non può essere solo un ricordo del passato, ma deve diventare progetto per il futuro, un progetto di pace in cui tutti noi ragazzi siamo chiamati ad essere protagonisti. Noi oggi siamo felici di essere qui a celebrare insieme a voi questa importante ricorrenza. Auguriamo a tutti di vivere con la convinzione che la pace, il dialogo, il confronto e l'onestà siano sempre l'unica strada da percorrere. Grazie per averci ascoltato e per averci dato la possibilità di dare voce ai nostri pensieri. Ti chiami? Carla Biuso. Leonardo Currenti.
Noi piccoli cittadini di oggi esprimiamo gratitudine e riconoscenza e onoriamo la memoria di tutti gli eroici soldati che lottarono, soffrirono e morirono per renderci donne e uomini liberi. Ci impegniamo a fare nostri quei valori che ci hanno lasciato in eredità: il valore della libertà, il valore della patria, il valore della pace. Ringraziamo le forze armate italiane che operano in missioni internazionali di pace nei paesi dove c'è la guerra e che in Italia provvedono alla sicurezza dei cittadini. Confidiamo in loro per il mantenimento della pace nel nostro paese e nel mondo intero. Grazie. Grazie ragazzi. Interviene adesso il sindaco del comune di Bronte, il senatore Giuseppe Firrarello. Prego. Penso che doveroso un ringraziamento al dottore Guidotto per aver organizzato questa manifestazione, per aver messo insieme tutto quello che significa essere insieme in una comunità. Grazie Gaetano. Grazie a tutti voi che siete venuti. Penso che nella vita ci sono molte parole che segnano qualcosa di importante, ma io penso che ce ne sono due in particolare che non possono essere dimenticate: la libertà e la pace. Cos'è la vita senza libertà? È quello che ogni essere umano desidera, vuole, spera, realizza. Cos'è la pace? La pace è qualcosa che si conquista tutti i giorni, con il nostro contributo, con le nostre opere, con le nostre attività, con la capacità di essere al servizio delle popolazioni. Io so che noi viviamo questi ultimi anni con grande preoccupazione, con immense preoccupazione. Abbiamo conosciuto una guerra ai confini dell'Italia. La Jugoslavia non è andata via dalla nostra memoria. Quello che succede in Ucraina appartiene a tutto il mondo civile, perché significa la difesa della propria patria, la difesa dei propri confini, la difesa della libertà. Quello che succede nel Medio Oriente non ci sconvolge se non sapessimo che queste vanno avanti così da 2000 anni. E però quello che è avvenuto non ha nulla di umano, nulla di proiettato nel futuro,
ma c'è solo quel desiderio di vendetta che non si ferma mai. Il sangue porta sangue. Ha ragione il Papa quando dice: costruite la pace, non spendete soldi per le armi. Sono considerazioni importanti e però credo che sono disattesi da tante state, compresa l'Italia. Il ringraziamento alle forze armate nella ricorrenza del 4 novembre sta a riaffermare che il popolo italiano non ha la memoria corta, ma ha una capacità di far conoscere quello che avvenne in un periodo storico da dimenticare, ma portò l'unità d'Italia. Finalmente l'Italia divenne un paese europeo. Finiva l'epoca dei ducati, delle contee, dei principati. Si chiudeva un periodo storico e vedeva finalmente l'Italia unita e dire al mondo: noi faremo delle cose importanti. E le cose importanti sono state fatte. L'Italia che noi conosciamo, che noi apprezziamo, che noi abbiamo nel cuore, è un'Italia che appartiene a tutti. È l'Italia che dovunque vai puoi guardare qualcosa che assomiglia a un presepe. È un giardino meraviglioso che si estende da Pachino alla Val d'Aosta. E allora noi dobbiamo continuare con il nostro contributo a migliorare tutto ciò che è possibile migliorare. Un ringraziamento particolare va alle scuole, perché con il loro insegnamento fanno conoscere e tramandano quali sono le cose importanti nella storia italiana. Le forze armate, una testimonianza di come deve essere un paese moderno, un paese libero, un paese giusto, di un paese dove ogni uomo si deve sentire una persona libera. Allora il 4 novembre è un'occasione importante che ci consente a tutti di poterci ritrovare per dire: noi continuiamo questa storia. E la storia è quella che ognuno di noi deve fare il possibile per lasciare tutto ciò che è nelle nostre possibilità migliore di quello che ha trovato. E io credo che l'Italia di oggi non è quella del 1918, non è quella del 1920, ma non è nemmeno quella dell'ultimo dopoguerra, dove i bombardamenti, la repressione, i carceri, i patimenti di tante persone consentirono di ridare all'Italia quella libertà che tutti noi vogliamo. Perciò un ringraziamento infinito a tutti coloro i quali si sono adoperati e si adoperano per costruire una realtà sempre migliore. Auguri.
Viva l'Italia! Rivolgiamo un sentito ringraziamento al complesso bandistico San Biagio, città di Bronte, magistralmente diretto dal maestro Salvo Miraglia, che con solennità ha eseguito gli inni.
ed un grazie anche al nostro trombettiere Salvatore Oliveri. Ringraziamo il sindaco, il senatore Giuseppe Firadello, la giunta municipale, il presidente del consiglio comunale, il consiglio comunale per aver promosso questa manifestazione coinvolgendo la città. Esprimiamo gratitudine anche nei confronti di tutti coloro che hanno dato con la loro presenza prestigio a questa cerimonia, senza dimenticare i dirigenti e i docenti degli istituti comprensivi e degli istituti superiori di Bronte per aver permesso all'amministrazione comunale di coinvolgere scolari e studenti. Un ringraziamento va anche a tutte le congregazioni e alle associazioni di volontariato intervenute che anche quest'anno non hanno fatto mancare il loro contributo. La cerimonia è terminata. Viva le Forze Armate! Viva l'Italia! Viva Bronte!